A6K in Puglia, nella nostra rubrica Presepe Artistico-Artigianali. Sono in compagnia di Antonio Caforio, detto Tonino, e Marino De Tommaso. A dire la verità, abbiamo già fatto la visita ad Antonio nel 2020, anzi andate a vedere il video che si chiama proprio così, Presepe Artistico-Artigianale 2020, in casa di Tonino Caforio. Comunque andiamo avanti, ritorniamo a noi perché non vedo l'ora che cominciamo l'intervista, perché c'è da stupirvi. La domanda principale è: da dove prendete le spunti e le idee? Beh, quest'anno ho pensato a Castellana. Mi è venuto così, spontanea volontà di Castellana, per le feste, le tradizioni che stanno a Castellana, i falò e la festa di aprile. Mi ricollego a quello che ha detto Tonino: quest'anno non abbiamo voluto rappresentare il presepe classico, ma bensì la natività. Dove nasce la natività? La natività l'abbiamo fatta nascere nel centro storico di Castellana, dove è nata Castellana, nel Casalicchio. Poi si percorre un percorso che va nel vecchio comune di Castellana, dove abbiamo realizzato i falò, che è un'altra delle tradizioni castellanesi, per giungere alla piazza Nicola e Costa, che è la piazza principale di Castellana, dove viene realizzata ogni anno la festa di aprile. Quindi è una delle nostre tradizioni dedicate anche alla Madonna della Vetrana. Allora Marino, facci da guida in particolari di questo bellissimo presepe. Allora, partiamo dal Casalicchio, che è la prima parte del presepe. Da notare i particolari, dove Tonino veramente si è sbizzarrito in tutti i sensi, nelle stanze sopra del primo piano della struttura, alle porte, al pavimento che è in pietra vera. Tutto questo è perché abbiamo voluto, come abbiamo detto prima, rappresentare non il presepe, ma la natività che si svolge nella stalla del vecchio Casalicchio. Diciamo che abbiamo cercato di riportare fedelmente come struttura quello che è oggi ed era il Casalicchio. Dal Casalicchio ci spostiamo sempre largo Porta Grande a una delle prime entrate del centro storico di Castellana, per arrivare nella piazza antistante il vecchio comune, dove sempre con Tonino abbiamo allestito i falò. I falò è una delle più antiche tradizioni castellanesi che ricorrono ogni anno l'11 gennaio in onore della venuta della Madonna. E i falò è una delle più antiche tradizioni castellanesi.
dalla piazza dell'antico comune ci spostiamo in piazza Nicola e Costa, dove ogni anno, l'ultima domenica di aprile, sempre in onore della Madonna della Vetrana, ricorre un'altra tradizione castellanese, la festa di aprile. La festa di aprile con la classica illuminazione, i luminari e la Casa al Monte. La Cassa Armonica e Luminarie è stato un lavoro veramente impegnativo, in quanto sia per la ricostruzione fedele, infatti il tetto della Cassa Armonica in lamiera come veniva realizzato, le luci, qua ci sono oltre 2000 luci, tutte rigorosamente colorate a mano per dare i giusti effetti, i componenti della banda. Grazie a Rosaria Genco, all'impegno che ci ha messo anche lei, ha realizzato tutti i vestiti. Poi una piccola parentesi, c'è anche la quota rosa, infatti la maestra è una bellissima bionda, ci sono anche altre componenti femminili nel gruppo della banda. Grazie Marino, grazie Tonino. Marino, prima hai nominato Rosaria. Vero che c'è qualcun altro che vi ha aiutato a creare il presepe? Sì, oltre a Rosaria dobbiamo ringraziare Vito Genna e Marcello Bianco, che hanno dato anche loro il giusto contributo per la realizzazione di questa natività. E questa è anche la dimostrazione che insieme si riesce a fare tanto e bene. Complimenti. Tonino, ci sono già le idee per il prossimo anno? Sì, già l'idea. Non ce lo svelare, perché fra qualche mese ritorneremo qui con Sei che in Puglia. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo Natale. Saluto tutti quanti e voglio ringraziare Pino, Valeria e Donato per quest'altra opportunità che ci hanno dato anche quest'anno per rendere visibile la nostra piccola grande opera. Grazie a te. Grazie. Sai che può interessare o coinvolgere anche te.